attacco alla grande base militare statunitense sull'isola di Guam. Il più pesante attacco a una base americana dopo Pearl Harbor. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo degli ingegneri. Hanno pubblicato un video su internet con agghiaccianti riprese dell'attacco e le loro richieste. Gli attacchi sono parte della blacklist. La blacklist. La blacklist. Qual è la situazione? Paladin 1 e la squadra di Fourth Echelon sono pronti, presidente, ma non troviamo il signor Fisher. Il suo amico lotta per la vita. Trovate Victor Cost e troverete Sam. Centinaia di morti in Guam. La spada di Damocle e di altri attacchi all'America. Il mondo vuole risposte, signor Fisher, e io non ne ho nessuno. Fourth Echelon deve trovarle e non può farlo senza un leader. Tieni duro, Vic. Uno degli uomini di Vic viene con me, non si discute. Può avere Charlie Cole. E la Grimsdottir ha reclutato uno dei migliori della CIA come supporto. Isaac Briggs. E Grim è fuori. Nemmeno lei la voleva in questa missione. Spiacente, Sam, voglio Grim. È l'unica in grado di lavorare con lei. Benvenuto nella Fourth Echelon, signor Fisher. Niente male, eh? È la prima volta che voli? No. Che cosa sappiamo degli ingegneri? Ancora niente. Briggs e i nostri stanno isolando i possibili candidati. E l'elenco di nomi? Libertà americana, sangue americano? Potenziali attacchi, tutti con un timer. Abbiamo solo 5 giorni prima di consumi americani. Esattamente. Stiamo analizzando i possibili bersagli proprio adesso. Ti dirò tutto su questo aereo. Prototipo di trasporto militare? Sì, ma con apposite modifiche. Armeria, infermeria, cella di sicurezza, tutte le risorse che avresti a terra. Ma in movimento, come ai vecchi tempi. Problemi, Briggs? Mi hanno messo la radio sottocutanea e non sono stati delicati. In confronto l'Air Force One sembra un aeroplanino, vero, Sam? Vogliamo parlare dei potenziamenti? Prima spiegami questo. Notizie e recupero dati, analisi predittiva, foto e perizie video. E inoltre delle backdoor sui sistemi Elint e di riconoscimento facciale di CIA, NSA, DCS ed FBI. Tutto in tempo reale. È di questo che ti vantavi? L'IMS? Interfaccia missione strategica. Abbiamo portato svariate migliorie al progetto di Charlie. Ma ti spiegherà tutto lui. La cosa bella è che puoi controllare tutto da questa postazione o dall'OPSAT quando sei a terra. Notevole. Fammi sapere se hai bisogno, intanto controllo i nuovi dati. Grazie, Charlie. Ehi, Sam, quasi dimenticavo, il tuo OPSAT. Nuovo e migliorato. Vedilo come un IMS in miniatura. Trasmissione dati, controllo droni, scansioni. Ottimo. Devi solo metterlo in slave con l'IMS, un paio di calibrazioni ed è tutto pronto. Grazie, Charlie.
aria tira per le strade. Niente di particolare. Ehi, Sam. Sam, credo che Charlie stia lavorando a nuovi gadget. Grim. Ascolta, Sam, ci aspetta un sacco di lavoro. È il caso di chiarirci. Il passato è passato. Tutto qui? Come hai detto tu, ci aspetta un sacco di lavoro. Tienimi aggiornato. Abbiamo informazioni da un contatto di Bengasi. Ti aggiorno più tardi. Confermate. Veicoli pronti e disponibili per i trasporti. Briggs, ti sei sistemato? Ci sto lavorando. Di solito ho più tempo per prepararmi a una missione. La CIA è troppo grande per muoversi in fretta e operazioni come questa devono essere più agili. Capito. Vorrei solo aver avuto più tempo. Te la caverai. È tutto per ora. Non vedo l'ora di lavorare con lei. Merda, merda! Allora, è tutto pronto, Charlie? Sì, un attimo. Oh! Ai! Ehi! Ehi, Sam, sì, direi che ci siamo quasi. Devo soltanto overclockare un paio di componenti e vedere se le mie richieste vengono approvate da Sua Maestà in persona. Fammi sapere se hai problemi. Ok. Visto? Bel laboratorio, eh? Potrò riparare e potenziare il tuo equipaggiamento e... se abbiamo abbastanza soldi per i rifornimenti, potrei apportare delle super modifiche ai tuoi accessori. Direi che sono in ottime mani. È chiaro. Ehi, ti serve qualcosa adesso? Sì. Perché non lavori ad un casco? Sì. Grazie. Bel lavoro, Charlie. Grazie. Quando fate atterrare quel colosso.
posizione. Abbiamo due uomini. Ciao, piccola, sono io. Papà, ciao. Come stai? Ho visto il TG, il video della Blacklist e... Sto bene, Sara. Non posso dirti dove sono e perché, ma sto... Certo che non puoi, ma stai bene. E lo zio Vic? Vic. È per questo che ti chiamo. Vic è stato ferito in Guam, gravemente. Ma se la caverà, vero? Dimmi che se la caverà. Lo sai che è forte. E poi si stanno prendendo cura di lui. Ma dimmi dov'è, papà? Al Walter Reed. Posso essere lì in un'ora? Non devi fare niente. È su un aereo medico per Lensul. Charlie lo sta tenendo d'occhio per me. Appena sai qualcosa, qualunque cosa, fammi sapere, ok? Ci siamo capiti, papà? Ci siamo capiti. Ma adesso devo proprio andare. Lo so, papà. Di tanto in tanto fammi sapere che sei vivo e stai bene, ok? Ok. Ti voglio bene, papà. Anch'io, piccola. Cos'altro abbiamo? Ok, un attimo.